Anna Maria, la professoressa Anna Maria Calò qui sul palco. Che ci racconterà che ci sono dei precedenti che probabilmente non immaginiamo neanche, di arte che nasce fra le sbarre. Io ringrazio la professoressa Pedatella per avermi invitato e il dottor Franco Petrolini, presidente dell'associazione Ettore Petrolini, che ha proposto il mio intervento. Infatti io sono qui anche come socia fondatrice dell'associazione Ettore Petrolini, che ha il compito di divulgare le opere dell'attore romano, e vorrei dire qualcosa sul libro che mi ha particolarmente colpito. Io l'ho trovato interessantissimo, così importante nel sottolineare questa serie di problemi di cui il carcere è, come dire, l'ultimo esito, no? Cioè, di fronte a tante problematiche, poi il carcere diventa una discarica sociale all'interno della quale la società nasconde o comunque archivia tanti e tanti problemi. E quindi questo libro, io devo fare i complimenti per l'idea e anche tutte le proposte che troviamo all'interno del libro. Il carcere comunque rappresenta anche qualcosa che non corrisponde a quanto noi desideriamo che risolva, in quanto c'è il problema della recidività, c'è il problema della rieducazione che non sempre avviene, e il problema dei suicidi, cioè incredibile, 4 suicidi al mese, e quindi evidentemente il carcere assolve fino ad un certo punto al compito. E quanto la reclusione possa rappresentare un problema ce lo racconta Ettore Petrolini nelle sue memorie. Ettore Petrolini, all'età di 13 anni e mezzo, girò addirittura 3 riformatori, 3 carceri minorili, per un episodio incredibile. Cioè, a 13 anni e mezzo lui era già stato cacciato dalla scuola, aveva frequentato l'elementare alla Vittorino da Feltre vicino al Colosseo, era stato cacciato, la madre era stata chiamata perché se lo riportasse via, perché la scuola non lo sopportava, e a 13 anni e mezzo giocava nei giardini intorno al Colosseo. Ci fu un incidente fra ragazzi, rimase ferito un compagno di giochi, tale Attigliuccio, e Ettore Petrolini fu arrestato e portato nel carcere minorile di Bosco Marengo ad Alessandria in Piemonte. Avrebbe dovuto essere subito rilasciato perché la famiglia non aveva esposto denuncia, non solo, ma Attigliuccio aveva confessato che si era trattato assolutamente di un incidente, era rimasto ferito, ma non fu rilasciato perché all'interno del carcere si rese responsabile di altri episodi. Vi leggo una parte delle sue memorie. Il direttore di quell'epoca, non lo nomino per precauzione, mi ficcò in cella. In una di quelle celle, avevo 13 anni e mezzo, siamo nel 1897, e mi ci ficcò appena arrivato. Per farmi meditare, diceva lui. Io in quell'epoca né meditai né capii, ma oggi potrei gridare in faccia a Dio e agli uomini che fu una vera indegnità. Uscito da quella cella, dopo 8 giorni di segregazione, passai all'officina Sarti. Poi parteciperà a una recita nella quale avrà un così grande successo da raggiungere una certa popolarità nel riformatorio. Questa improvvisa popolarità mi fruttò l'accusa di complice in una rivolta. Rivolta che già covava nel riformatorio antecedentemente al mio ingresso. Ebbi un bel dire che non sapevo nulla di nulla, non fui creduto. Una guardia, di cui ricordo il nome, Monsù Savio, mi accusò senza misericordia. Oggi definisco il Savio uno zotico, cattivo e presuntuoso, un ignorante, umiliato da quel tantino di intelligenza che avevo anche allora. Egli affermò che io avevo sobillato e complottato fin dal giorno della mia entrata in quelle geniali uccelliere.
Della rivolta io non sapevo proprio nulla, ma il mio stupore vero fu scambiato per simulazione e così ritornai in quelle celle e questa volta al piano di sotto. Il processo mi venne fatto nella cella stessa. Se non erro, il capoguardia rappresentava l'accusa, il direttore il presidente e il cappellano la difesa. Il cappellano difensore disse che io facevo bene il commediante. Sentenza? Un mese di rigore, i primi 10 giorni a pane ed acqua. Ricordo che dopo il processo rimasi come inebetito per parecchie ore. Poi mi invase l'esasperazione e cominciai ad urlare come un forsennato. I miei vicini, compagni di cella, mi imitarono tutti. Sciopero completo della logica e del buonsenso. Il vero trionfo dell'incoscienza. Oggi mi spiego il fenomeno di quella ribellione. Volevo rendermi colpevole per riuscire a tollerare, a rassegnarmi, a subire la ingiusta punizione. Infine, fiaccato, esaurito dagli urli, dallo sgomento, dal pianto e anche dal dolore, ebbi qualche ora di tregua, ma la notte ricominciai per il primo a tirare calci alla porta, rottura del boccale, strepiti, urli, e quella notte arrivò proprio il direttore. Ah, quel direttore, come lo rivedo bene, figura piatta, senza sorriso, faccia di acciaio ossidato, fili di fil di ferro al mento, me lo ricordo come si ricorda l'orco. In quella notte di bufera venne lui. Mi sembra di rivedere dallo spioncino quel taglietto di occhi. È terribile, una porta con gli occhi. Fece aprire e me lo vidi davanti con 2 secondini che avevano in mano un lugubre lanternino. Credo che ebbi paura. Urlai, urlai e urlai. Quando si ha paura si urla più che si può per non rimanere soli. Probabilmente simulavo la pazzia, forse senza volerlo, sono riflessioni che faccio ora, ma quel direttore trovò opportuno farmi mettere una camicia di tela da vele con le maniche lunghissime che all'estremità avevano cucita una corda e così, mettendomi le braccia conserte, avvoltolarono quella corda sui miei 13 anni e mezzo di carne. Il direttore, ad operazione compiuta, mi disse: così ti si calmeranno i nervi con mediante. Avevo letto sul muro della mia stessa cella uno scritto a graffito con questa sentenza: contro la forza la ragion non basta, vince la forza e la ragion contrasta. E dico la verità, non vedevo l'ora di farne uso. E così, appena mi vidi legato, la fischiai con spavalderia in faccia al direttore, che mi rispose con un forte schiaffone. Insomma, per ammissione dello stesso Petrolini, questo incidente, perché poi appunto 3 riformatori girò proprio per questi incidenti di percorso, e avrebbe potuto avere un esito terribile. E invece, per fortuna, nel caso di Ettore Petrolini è stato poi, anzi la recita in carcere è stato poi l'avvio di una vita che conosciamo. E naturalmente quello che io vorrei anche sottolineare è che quando ci occupiamo del problema del carcere dovremmo anche occuparci della prevenzione. Io sono un insegnante, ho insegnato quasi 40 anni e posso assicurare che il problema reale che ci dovrebbe veramente interessare di più è la prevenzione nella scuola. Perché in 40 anni di insegnamento io ho potuto avvicinare tante situazioni, ho visto, mi sono proprio resa conto di quante volte i ragazzi proprio tra i 14 e i 17 anni attraversano un periodo cruciale. Se non si risponde in maniera adeguata a questo momento di passaggio dall'infanzia all'età adulta, noi rischiamo di avere sempre più problemi. Ci vorrebbe uno sportello psicologico in ogni scuola, perché molte volte io non ho potuto affrontare tante cose proprio per mancanza di strumenti, e quindi bisogna investire di più nella scuola, assolutamente, perché è nella prevenzione che noi possiamo evitare la rieducazione a posteriori. Dobbiamo impedire che i ragazzi ci finiscano nel carcere, questo è assolutamente possibile perché i ragazzi sono recettivi e quindi è lì che noi dobbiamo intervenire. E la lettura del libro mi ha poi fatto ricordare
un dibattito interessantissimo che si sviluppò in occasione dell'approvazione dell'indulto nell'estate del 2006, ricordo interventi del senatore Luigi Manconi. In quell'occasione si sottolineò che il carcere accoglie prevalentemente delinquenti comuni e malati di mente. Per i delinquenti comuni è la politica, è la società che deve rispondere, appunto, con la scuola, con il lavoro, evitando le situazioni di degrado, appunto. Mentre per quanto riguarda i malati di mente, ricordo gli interventi dello psichiatra Massimo Fagioli, che sottolineava come lì è lo psichiatra che deve intervenire. Sapete, Massimo Fagioli è lo scopritore della teoria della nascita, che adesso sta avendo sta riscuotendo un grande interesse in tante parti del mondo, e che appunto dice della possibilità del neonato, se all'esigenza di rapporto del neonato risponde una mamma o chi lo accudisce con affettività e con interesse, noi possiamo evitare tanti problemi futuri, perché il bambino svilupperà questa capacità d'amare che gli permetterà poi di affrontare tutto ciò che nell'uomo è disumano. Vi ringrazio.